Meno cantieri, meno restringimenti di carreggiata, quasi nessun salto di corsia. Anche quest'anno, nel periodo pasquale, le società concessionarie delle autostrade Liguri, Regione Liguria, ANAS, ANCE e Comune di Genova hanno concordato un piano di alleggerimento dei cantieri. Un modo per favorire chi in questo fine settimana si sposta da e per la Liguria, ma anche per le aziende che possono dare riposo a molti lavoratori nel periodo di festa. Nel dettaglio, le tratte gestite da SALT, quindi quelle nell'estremo Levante, hanno visto la rimozione dei cantieri presenti sul tronco Autocisa e sul tronco Ligure Toscano, ad eccezione di due restringimenti di carreggiata, prima della barriera di La Spezia in entrambi i sensi di marcia fino al 2 aprile. Sono tra Brugnato e Autocisa e tra Albiano Magra, Ceparana e Brugnato. Sulle tratte di Autofiori, nell'estremo ponente, sospesi 10 cantieri lungo la 10 Savona Ventimiglia. Sulla 6 Torino Savona è stato rimosso il restringimento in corrispondenza del viadotto Bormida di Mallare tra Altare e Millesimo, in direzione Torino. Lo scambio di carreggiata tra Altare e Savona è stato solamente rimodulato. Sulle tratte di Autostrade per l'Italia dovrebbero essere garantite sempre due corsie per senso di marcia su tutte le direttrici. Sul sito, almeno fino a venerdì, sono segnalati diversi restringimenti di carreggiata, ma dovrebbero poi liberarsi tra sabato e domenica. Rimane invece anche nel fine settimana quello nelle rampe esterne di entrata e di uscita di Genova Aeroporto.